questi sono i veri gnocchi di zucca, perché cioè te mangi la zucca, ovviamente non è che te sta a mangiare malloppo di farina. E si sta avvicinando Halloween, ok, allora quindi tutti, e la zucca, e facciamo questo con la zucca, e facciamo il dolce con la zucca, e facciamo la pasta con la zucca, e facciamo il secondo con la zucca. Allora, a me personalmente, vi posso dire, mia, la zucca non è che mi fa impazzire, neanche a cucinarla. Ho detto sempre, anche prima di iniziare a fare video dentro ai social, l'unica cosa che mi piace tantissimo è un bel risotto con la zucca, sempre con l'aggiunta un po' di guancialino o speck, così che spezza un po' il dolce, col pecorino, un bel risotto con la zucca, o i gnocchi, che in questi giorni ho visto che praticamente fanno tutti i gnocchi con la zucca, ma anche i gnocchi non sono facili a farli con la zucca. Ho visto degli obrobri, la ricetta sembra bella, ma poi quando se li andrete a mangiare sono dei sassi praticamente, perché non sono fatti a mestiere. Allora, oggi facile, andiamo a fare sì gnocchi con piccoli passaggi da rispettare, e vedrete che vi mangerete dei gnocchi di zucca favolosi. Allora, guarda, subito ve lo dico, guarda, sono andato a cuocere la zucca, ok? Quindi questi sono 500-600 grammi di zucca. Allora, ragazzi, le zucche non sono tutte uguali, ci stanno quelle un po' più mature, quelle un po' più dure, quelle, quindi alcuni ingredienti di questa ricetta le dobbiamo, la dobbiamo vedere bene, perché magari alcuni ci serve più farina, alcuni di meno, però dopo questo qua lo vediamo. Allora, io mi sto cuocendo questa zucca, e la sto cuocendo da 10 minuti, guarda, ok? Come l'ho cotta, ci ho messo un filo d'olio, olio, aglio e rosmarino, vedete? Ci ho messo solamente olio, aglio e rosmarino. Questo è un passaggio, per esempio, importante, dove dobbiamo andare a far insaporire la zucca, capito? Perché sennò poi non sa di niente, raga, la zucca fondamentalmente non sa di niente. Quindi io ci ho messo aglio, olio e rosmarino, voi se volete ci mettete altri odori che vi piacciono, e la facciamo cuocere per circa 10 minuti, si deve ammorbidire, e questa è diventata, vedete, abbastanza morbida, il giusto, ok? Che ho fatto? Mentre cuoceva, così vi faccio vedere, mentre cuoceva, ma poche volte, ci ho messo l'acqua, ok? Ci mettevo l'acqua e ecco, ma guarda, proprio proprio un goccetto d'acqua per fargli formare un po' di vapore, e ci mettevo il coperchio, in questo caso una padella, perché, e ci mettevo il coperchio, e l'ho fatta cuocere così, quindi aglio, olio, rosmarino e un goccetto d'acqua, e la fai cuocere. Se si ritira l'acqua, un altro goccetto, fino a 10, cioè massimo 15 minuti, ok? Perché poi la vedete, la sentite ed è morbida, e a quel punto è pronta, proprio come la patata, no? Prima di andarla a togliere, ok, perché è cotta, le salo bene, ok? Le saliamo bene, e questa praticamente, ok, perfetta, la cottura è perfetta, e me ne posso pure andare a togliere. Allora, che faccio però? Mi tolgo il rosmarino, mi tolgo l'aglio, perché non ci serve più. Allora, io la faccio semplice, vedo sempre un'idea, poi siete voi comunque sia che dovete vedere. Allora, esco la pasta, ok, e me le metto qua. A questo punto le facciamo freddare, proprio come le patate, ne so, 10-15 minuti, le lasciamo freddare e poi vi faccio vedere che facciamo. Allora, una volta stipendita la zucca, eccola, e mi raccomando, avete il congelatore per accelerare i tempi a volte, usatelo, non filate dentro 5 minuti se raffredda prima. Allora, mi vado a mettere la zucca dentro un frullatore, facile, ecco qua, andiamo prima, e andiamo a frullare il tutto. Eccolo qua. Ragazzi, senza esagerare, una bella sfrullata, guarda che bella il colore, è la zucca, a me lo sai che mi piace il colore praticamente. E una volta frullate le andiamo a mettere in un recipiente, così. A questo punto ritorniamo al discorso detto prima, la farina, ok, allora ci va in base a quanta acqua c'è dentro alla zucca, io ce l'avrò di una quantità, voi ce l'avrete di un'altra. Allora, io ho calcolato che questi sono 400 grammi di farina, ok? Mo me la vado a mettere piano piano e vado a impastare. Vi faccio vedere come deve venire l'impasto, che non deve venire duro, ok? Deve venire pure che sa appiccicare le mani per fare la cosa perfetta. Allora,
ne vado a mettere un po' e incomincio ad impastare. Però fate in questo modo, poco alla volta e impastate. Allora, alla fine praticamente io ho messo 400 grammi di farina e secondo me sono perfetti. Allora, voi lo vedete morbido e dici: Ale, ma tu sei matto, ma sto coso, cioè, non ce puoi fare i gnocchi. E no, ragazzi, il segreto invece è proprio questo qua. L'impasto deve essere così, quasi che, guarda, vi si appiccica alle mani. Adesso io vi faccio vedere che lo andiamo a cuocere, raga. E questo gnocco viene uno spettacolo. Allora, voi avete visto tutti che hanno fatto i rotolini, hanno tagliato come se fosse uno gnocco normale. No, lo gnocco di zucca va fatto in maniera diversa. Perché? Perché la zucca, cioè, deve rimanere morbida. E se voi ci mettete la stessa farina che usate per i gnocchi di patate, viene un sasso e praticamente non vi state a mangiare niente. Questi verranno veramente uno spettacolo. Ora l'hanno a cuocere e ve faccio vedere. Eccolo qua. Qual è il segreto? È questo: prendere un sacco a poche, che ormai ci avete tutti, ragazzi, dai, fate i bravi, e ci andiamo a mettere l'impasto dentro. Ok, questo è il modo più facile da metterlo. Ok, anche come ho ripetuto in altri video, per quelli che so meno abituati a fare queste cose, quindi mettiamo l'impasto dei gnocchi dentro al sacco a poche, lo chiudiamo. Non ci ho messo nessuna punta, guardate, non ci ho messo nessuna punta. Acqua bollente, coltellino a portata di mano, guardate raga, facile facile, fate così, via, così e via, così e via, e via. E continuiamo, continuiamo. Poi ovviamente fateli della grandezza che volete, ok? Io mo' sto a fa' così, Se non c'avete la sacca a poche, che tanti dicono, oddio, c'ha la zucca, c'è tutto, però c'è la sacca a poche, raga, su un cucchiaio, così, facile facile, e lo buttate dentro. Voilà, eccolo. In cucina, raga, c'è sempre una soluzione a tutto. Allora, questi sì, adesso stanno cuocendo, quando si alzano, è come i gnocchi di patate, quando si alzano sono pronti. Se poi li fate stare pure qualche minuto in più, non è un problema, però raga, questi sono veramente buoni. Adesso, come li andiamo a fare questi gnocchi? Allora, io li preferisco con guanciale, pancetta, speck, ok, oh, facile facile, olio, guanciale, così. Mo oggi li famo burro e salvia. Ok, li famo in modo semplice che tutti riescono a capire. Io non ve volevo fare, cioè, in questa ricetta non volevo fare il condimento chissà che. Quello che voglio è che riuscite a fare gnocchi di zucca fatti bene. E questi sono veramente fatti bene, perché quando li andate a mangiare vi si squagliano in bocca. Sono della consistenza giusta e vengono uno spettacolo. Eccolo qua, ci ho messo burro. Ci vado a mettere un po' di salvia, così, la spezzo proprio con le mani, così si improfuma meglio il tutto, raga. Ci vado a mettere un cucchiaio di acqua, eccola, ok. Allora, è pronto il tutto. I gnocchi, guardate, sono saliti tutti a galla, quindi sono cotti, raga, fidatevi, e lo vedrete, se li fate lo vedete, guardate che belli. Li vado a mettere qua. Questi sono i veri gnocchi di zucca, perché, cioè, te mangi la zucca, ovviamente, non è che te sta a mangiare malloppo di farina, capito? Questa è la cosa. Allora, altra cosa importante, raga, quando io cucino la zucca è il pecorino spezza il dolce della zucca e viene veramente uno spettacolo, quindi pure se lo fate con la pancetta, col guanciale, raga, metteteci un po' di pecorino, perché esalta un sacco la zucca. Quindi me ce ne vado a mettere un po', poi ovviamente al gusto, ok? Eccoli qua, guardate che belli, guardate che belli. Se volete li togliete dal fuoco, aggiungere un attimo di cremina. Questo ovviamente vale per tutti gli altri piatti, Vedete, lo tolgo dal fuoco, ci vado a mettere l'acqua, e gli do, e li riavvivo un pochetto. Andiamoci da piattare. Ecco perché dico, a volte le cose
perché ho deciso di farsi cose, a parte che per Halloween faremo altre due o tre ricettine, eh? Faremo dei biscotti carini, faremo cose carine. E però allora ho detto no, i gnocchi non si fanno così, ma si fanno così. Ok, se la dobbiamo fare una cosa, se proprio la dobbiamo fare, facciamola fatta bene. Un altro po' di pecorino sopra. Pure a chi non gli piace la zucca, raga, tu vedi si gnocchi e ti viene voglia di mangiarli. Mo li vado assaggiare io, eh. Allora, no? Io mo gli farei assaggiare, lei che mi mangerebbe mai, no? Va. Allora, so, raga, me volete credere veramente? Guarda, mi sono emozionato. Fate sti gnocchi così come li ho fatti io, per favore. Il segreto sta in questo impasto qua, guardate, ce ne vengono pure tanti, eh. Vedete, l'impasto deve essere così, va bene? L'impasto deve essere così e vi viene veramente una bomba. E questo è il segreto. Se voi fate questi gnocchi, li fate mangiare a qualcuno, ti dirà sempre: oh, me li fai quei gnocchi, perché sono uno spettacolo. C'hanno la giusta consistenza, il sapore, si sente la zucca, si sente il pecorino, e sono veramente veramente il top. Quindi niente, provateci pure voi a farsi gnocchi. Io continuo a mangiarmi, sono veramente buoni, eppure presto dopo li mangio, però sono veramente uno spettacolo, veramente. Quindi raga, ci vediamo alla prossima ricetta, altre ricettine facili facili con la zucca, ma fatte bene come queste qua. E quindi niente, ci vediamo alla prossima ricetta. Io come al solito vi voglio troppo bene, ciao.